Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina puntuali come sempre, oggi è mercoledì 30 settembre. Ancora un giovane medico tra i nuovi positivi del coronavirus a Sciacca, dove è salito a 36 in poche ore il numero dei contagiati. È stato il sindaco Francesca Valenti a comunicare nel pomeriggio di ieri altri due nuovi casi. Si tratta di un 70enne e di un 30enne. Quest'ultimo pare sia un altro giovane medico dopo il caso accertato di ieri mattina sempre su un dottore di 30 anni. I sanitari contagiati a questo punto diventano tre dopo il medico di famiglia risultato positivo due giorni fa e fino ad oggi purtroppo non si hanno notizie di guariti. Ieri c'è stata una nuova impennata di casi in Sicilia, 163 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 6.115 tamponi eseguiti. L'obbligo all'uso delle mascherine nelle scuole in Sicilia rimane circoscritto agli spazi comuni extra aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e all'interno dell'aula solo se in movimento. Lo ha precisato ieri in una circolare l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, che ha emanato il provvedimento a seguito della divulgazione di notizie relative a disposizioni impartite dalle istituzioni scolastiche volte ad obbligare gli studenti all'uso esclusivo delle mascherine chirurgiche durante le ore di lezione. I ritardi nell'avvio del centro Covid dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, al centro del sit-in di protesta di ieri del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca davanti l'ingresso del Giovanni Paolo II, è il 14° sit-in, il 14° presidio da quando è iniziata questa originale forma di protesta. L'attivazione del centro Covid a Ribera, che come noto doveva avvenire entro ottobre, ancora di fatto non vede nessun tipo di intervento. Entro ottobre, lo aveva assicurato giorni fa il presidente della Commissione Salute dell'ARS Margherita Roccarubolo, dopo aver parlato con il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia. Per il Comitato Sanità resta un fatto grave che non si sia intervenuti in tempo per predisporre misure contemplate nel piano sanitario regionale per l'emergenza Covid attraverso un apposito decreto dell'assessore regionale Razza. 140 metri di rete da posta a materiale vario sequestrato ieri a carico di un pescatore sportivo di Frodo dalla Guardia Costiera di Sciacca e sanzioni per un importo complessivo di 1.000 euro. È il risultato dei controlli effettuati nella zona portuale dagli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca, che hanno individuato nelle acque antistanti il porto un pescatore non professionale privo delle autorizzazioni, sorpreso con circa 140 metri di rete da posta, attrezzo che non è consentito per la pesca sportiva. La rete è stata sequestrata e nei confronti del pescatore è stata elevata una sanzione di 1.000 euro. I controlli hanno riguardato anche la viabilità nella zona portuale, una ventina le auto multate perché parcheggiate a meno di 5 metri dal ciglio della banchina. Il comune di Sciacca ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di ottobre Nastro Rosa 2020. L'iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori e sostenuta dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia si intende manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. L'amministrazione comunale di Sciacca, con la sponsorizzazione della società City Green Light, quella che gestisce l'illuminazione pubblica in città, dal 5 ottobre farà illuminare di rosa la chiesa del collegio in via Roma. Ci fermiamo qui per questa mattina, è tutto per il momento, grazie per averci seguito. Aggiornamenti a più tardi, buon proseguimento con il Corriere di Sciacca.